Sabato 11 gennaio 2020 in una affollatissima galleria La Fonderia dell'omonima via a Firenze è in corso il vernissage di una mostra eclatante che già nel primo giorno d'apertura al pubblico ha richiamato ovviamente un grande affollamento. Si tratta della mostra personale dell'attore e pittore ovviamente Dario Ballantini, il titolo è Esistenze inafferrabili, l'ha curata Niccolò Mannini, direttore artistico della galleria, che inviterà ovviamente i nostri telespettatori a venire a visitarla nei prossimi giorni. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie Fabrizio. E che dire, è un bel colpo. Esatto, neanche io mi aspettavo così tante persone, oltre 200 solo per il vernissage. Vi aspetto tutti i telespettatori fino al 31 gennaio, potete visitare la mostra dalle 10.30 alle 13, dalle 15.30 alle 20, dal martedì al sabato, la mostra di questo poliedrico artista, di questo straordinario talento che è Dario Ballantini, che non solo è presente a Firenze con la pittura nella Galleria La Fonderia, ma è presente anche a teatro, al Teatro di Rifredi, dal 16 al 19 gennaio con Petrolini e Ballantini. E invito tutti i telespettatori a venire sia a visitare la mostra che a teatro per vedere le mille sfaccettature di Dario Ballantini. La dottoressa Ilaria Giannotti, storica dell'arte, ha presentato poco fa col plauso in diretta di Dario Ballantini magnificamente questa mostra, e quindi pubblicamente la elogiamo, e ovviamente ha scritto anche un testo nel comunicato stampa inoltrato ai mezzi di comunicazione che i visitatori potranno in duplicato ritirare venendo a visitare la mostra nei prossimi giorni. Esatto. Chi è Dario Ballantini pittore e quali legami ci sono fra la sua pittura e il suo trasformismo televisivo e teatrale? Ballantini è un pittore che ci mostra la sua più vera identità e natura tramite proprio il gesto pittorico, un gesto pittorico che è libero da schemi progettuali ma che è totalmente istintivo, ed è tramite la pittura che ci mostra però quelle che sono le mille sfaccettature, le mille maschere indossate quotidianamente dall'uomo. Quindi l'uomo visto nella sua fragilità, nella sua totale paura e solitudine quotidianamente, che viene inglobato da quella che è appunto la contemporaneità, la realtà contemporanea che è incarnata nelle opere di Ballantini da queste città metropolitane con le loro strade, i loro edifici che inglobano in un gioco di costruzione e decostruzione l'uomo stesso. Però Ballantini ci lascia un monito di speranza proprio nei volti stessi degli uomini che in qualche modo lottano e si liberano dalle catene di queste città, e quindi è proprio attraverso e osservando questi volti che possiamo trovare un principio di speranza e di rinascita, come è suggerito oltretutto dai titoli presenti sul recto delle opere. Giancarlo Mordini, direttore del Teatro di Rifredi, ha invitato il numerosissimo pubblico che vedete inquadrato alle nostre spalle a vedere lo spettacolo che da giovedì prossimo fino a domenica sarà in cartellone al Teatro di Rifredi e avrà come protagonista Dario Ballantini. È vero, Dario Ballantini che oggi festeggiamo qui con tantissime persone per questa vernissage della mostra, è una coincidenza che non sapevo neanche quando è stato messo in cartellone lo spettacolo, perché è bellissimo mostrare due aspetti straordinari di questo grande artista, quindi la possibilità di vedere fino al 31 qui i suoi quadri alla Galleria La Fonderia. E da noi al Teatro di Rifredi quattro date, 16, 17, 18 e pomeridiano la domenica 19, un suo spettacolo storico che aveva fatto su Ettore Petrolini, quindi il grande Dario Ballantini che si confronta con un mito del secolo passato e che ritrova nella sua capacità di trasformista, di grande attore di attenzione, racconta un altro grande personaggio del teatro italiano. Massimo Licinio è il regista e produttore dello spettacolo Ballantini e Petrolini, che, come ha ricordato Giancarlo Mordini nella precedente intervista, sarà in scena al Teatro di Rifredi da giovedì prossimo a domenica. Perché sarà imperdibile vedere Ballantini
confrontarsi con uno dei più moderni, anche se ormai sono passati anni, innovatori del teatro umoristico italiano, e poi perché è imprescindibile visitare questa mostra prima di venire al teatro. Ma allora, intanto è un modo per rispolverare anche a livello storico un personaggio molto importante come Petrolini, che è un po' il padre della comicità anche moderna. E la cosa impressionante è che Dario comunque ripropone esattamente in certi momenti i veri i personaggi che interpretava poi Petrolini nella loro perfezione assoluta. Salamini, Gastone. Sono praticamente 9 i personaggi che vengono fatti. Vengono anche, la trasformazione avviene anche sul palco, abbiamo una sorta di camerino sul palco dove Dario si trasforma davanti a tutti per far vedere anche un po' quello che è l'aspetto pittorico, appunto, quindi come si ricollega l'espressione della pittura nell'arte di Dario anche all'interno dei suoi personaggi o di quelli che poi lui interpreta, e dove in effetti la cosa più strabiliante è che nei personaggi di Petrolini di quasi 100 anni fa si trova ancora oggi un'attualità impressionante, quindi tocca degli argomenti sia anche politici, se vogliamo, su certi aspetti, su quello che era uno spaccato dell'Italia dei primi del Novecento, e oggi la ritroviamo un po' similare, insomma. Finalmente siamo riusciti ad avvicinare Dario Ballantini, una mostra ovviamente con grandissima partecipazione di pubblico. Questo dimostra che Dario, oltre che essere amato come grande personaggio televisivo, è stimato come artista, e questa sua presenza a Firenze ovviamente non è passata inosservata agli appassionati del mondo dell'arte. Una pittura, Dario, espressionista, che sembra in antitesi con le tue radici labroniche. Tu hai tradito Natali, Modigliani per sposare la Mitteleuropa, l'espressionismo, e poi Picasso, le avanguardie. Allora, Natali sì, forse l'ho tradito, Modigliani direi un po' meno. Perché anzi mi ha sempre affascinato in quanto ha indagato l'essere umano anche lui, poi ha avuto questo modo di ritrarre i volti delle persone con espressionismo, diciamo. Ma per quanto riguarda sì, Livorno è chiaro, è molto ancorata a un discorso paesaggistico in cui sono maestri nel farlo, ma io ho sempre guardato alla pittura di quello che poi tra l'altro era anche mio insegnante, che era Giancarlo Cocchia, che era addirittura un autodidatta espressionista, quindi per me la pittura così ruvida e di pancia, come si suol dire, insomma, che esprima qualcosa più vicina anche appunto all'espressionismo, mi rappresenta di più. Al momento proprio non voglio descrivere quello che vedo, ma quello che sento. Poco fa nella presentazione al pubblico tu hai detto: parto dal volto per un'indagine psicologica. Qui ci sono grandi volti che campeggiano e hanno sullo sfondo delle città abbastanza inquietanti, molto lontane dalla tua Livorno che ha degli sfondi più rassicuranti. Questa è una metropoli che schiaccia l'uomo, schiaccia l'individualità e lo spersonalizza. Perché sei andato su questa ricerca che tu hai detto non nasce a tavolino, ma è una pittura di impeto spontaneo? Ma senz'altro è venuta da quando ho iniziato a lasciarla Livorno, perché i quadri dove cominciano a vedersi gli edifici che entrano ed escono dalle figure sono degli anni del mio girare, uscire dalla Toscana, specialmente stare pertanto a Milano, quindi forse risentono, no, della paura, tra virgolette, della metropoli che ti schiaccia, ecco. Poi lo trovo anche simbolico, però, perché ho sempre avuto, diciamo, l'angoscia degli edifici che sono costruiti dall'uomo per stare con l'uomo, per accogliere l'uomo, poi l'uomo se ne va e la casa rimane. Questa è una cosa che mi ha sempre dato un'attrazione e angoscia nello stesso tempo. Però in queste grigie città spersonalizzanti tu hai portato la forza del colore della tua Livorno. Un po' di Livorno c'è in questi quadri, c'è la comunicativa, l'energia, il calore, il colore. C'è la sfrontatezza tipica di Livorno, che non è per forza un discorso di spavalderia, ma è un discorso di volersi sentire tutti insieme, uguali, in un percorso comune. Quindi io non ho, non disconosco che anche l'uso del colore un po' impetuoso, anche segno molto marcato, molto deciso.
possa essere più immediato, ecco, un po' meno manieristico, ma più vicino anche al fumetto, all'arte di strada. Convinti, ovviamente. Sì, sì, la velocità della comunicazione del segno mi interessa molto, ecco, preferisco non ci sia tanto da decifrare, ma capire subito cosa voglio dire. Ecco, tu hai detto parto dal volto per andare a cercare l'anima di un personaggio. E che legame c'è fra il tuo lavoro di scavo sui personaggi, Papa Francesco, Matteo Renzi, che ogni sera Valentino tu ci proponi? Legame c'è perché io cerco di mettermi nei panni degli altri. In questo caso lo faccio per far ridere, per la satira, eccetera. Però anche il fatto che poi porto in teatro personaggi anche, insomma, che non hanno a che vedere con l'attualità, pur di impersonare un altro, evidentemente è un esercizio che mi serve per entrare in comunicazione con gli altri. Allora, tu hai parlato di teatro, concludiamo questa intervista, sì, perché sei richiestissimo e noi ovviamente siamo ovviamente dei disturbatori. Però volevo dire, invitiamo, cogliamo l'occasione di dire che c'è l'opportunità per chi ci sta seguendo da ogni parte della Toscana, ma in particolare da Firenze, di assistere a uno spettacolo di trasformismo, perché Petrolini era un maestro anche in questo. Tu riproponi un artista col quale hai molte similitudini. Sì, Petrolini bisogna calcolare che è stato l'inventore di tutta la comicità italiana. La comicità deve a Petrolini tante trovate, tante scelte, anche come la parodia, come addirittura il camuffamento, la satira nei confronti del potere, satira in Nerone, la satira sull'attore, anche Mussolini gradisse molto, certo, le satire addirittura su quello che oggi è il mondo dei VIP. Lui in Gastone prende in giro proprio l'attore che è diventato famoso e si può permettere tutto. Poi io spiego i personaggi e voglio anche diventare identico a come erano, perché voglio che si respiri quell'atmosfera di trovarsi davanti un genio qual è stato lui. Allora, chi vorrà incontrare Dario Ballantini da giovedì prossimo a domenica prossima al Teatro di Rifredi, Ballantini e Petrolini, oppure potrà venire, ma noi consigliamo ovviamente di visitare la mostra, andare a vedere lo spettacolo e magari tornare nuovamente a visitare la mostra per entrare meglio nel mondo di Dario Ballantini. Vi ricordiamo che la mostra alla Galleria La Fonderia si concluderà il prossimo 31 gennaio.